The New Stories. La tua informazione libera. Le ricerche di Francesca De Idda, la 42enne scomparsa a maggio da San Sperate, un piccolo comune nel sud Sardegna, avrebbero portato a dei risultati. Secondo gli inquirenti, la donna sarebbe stata uccisa dal marito Igor Sollai. Durante l'ampio rastrellamento di stamattina, mercoledì 10 luglio, nella zona tra Sinna e San Vito, sono stati trovati elementi riconducibili alla donna, tra cui indumenti ed effetti personali. Il luogo coincide con l'ultima cella telefonica agganciata dallo smartphone della 42enne. Sul posto erano presenti carabinieri, vigili del fuoco, soccorso alpino, volontari, protezione civile e corpo forestale. Presente anche il pubblico ministero titolare dell'inchiesta, Marco Cocco, Iris e il comandante della compagnia di Iglesias, che ha condotto le indagini sulla scomparsa. Gli inquirenti hanno concentrato le ricerche soprattutto nell'area vicino al Ponte Romano, in territorio di Muravera, per poi esplorare ogni anfratto lungo il rio Picocca. Contattata da fanpage.it, l'avvocata Laura Pirarba, che insieme al collega Carlo De Murtas difende Sollai, ha dichiarato: «Siamo appena usciti dal carcere. Il nostro assistito continua a ribadire la sua innocenza. Anche stamattina stavamo lavorando insieme a lui sugli atti a disposizione e ci prepariamo per l'interrogatorio in modo da spiegare e dimostrare meglio la sua posizione». Francesca De Idda è scomparsa circa 2 mesi fa e secondo la procura sarebbe stata uccisa dal marito, autotrasportatore di 43 anni, attualmente in carcere con le accuse di omicidio volontario aggravato e occultamento di cadavere. Gli investigatori ritengono che, dopo l'omicidio, l'uomo avrebbe nascosto il cadavere e per settimane si sarebbe sostituito a lei rispondendo con il suo telefonino ai messaggi dei familiari e degli amici che chiedevano sue notizie. Secondo il PM Cocco, il 43enne voleva dedicarsi alla sua relazione extraconiugale. Dal carcere, Sollai continua a proclamare la propria innocenza, sostenendo che la moglie si sarebbe allontanata volontariamente. Voleva prendersi un periodo di riflessione, ha detto agli inquirenti. Tra gli elementi che hanno portato alla misura cautelare nei confronti dell'autotrasportatore ci sono le contraddizioni in alcune sue dichiarazioni e il pericolo di fuga. L'uomo ha parenti in Olanda e nei giorni prima del fermo avrebbe avuto diversi contatti con loro. Grazie per la visione. Iscriviti al canale e attiva la campanella, per noi è importante. Resta sempre aggiornato.